Ebbene sì, finalmente ci siamo. A partire da dicembre 2020 la piattaforma Ethereum ha attivato la possibilità di validare le transazioni tramite il sistema Proof of Stake. Questo significa che è possibile validare le transazioni che circolano sulla rete e guadagnare degli interessi estremamente interessanti senza più bisogno di acquistare i complessi macchinari che servivano per fare mining e che consumavano un boato di energia elettrica. Ciao, sono Zanni di Turbolab.it e nei prossimi minuti vedremo esattamente tutto quello che c'è da sapere sul nuovo sistema Proof of Stake di Ethereum. Parleremo quindi sicuramente di quanto si può guadagnare, che cosa significa questo cambio, quali sono i rischi e tutte le informazioni preliminari che probabilmente vi serviranno se volete affrontare questa nuova impresa. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Iniziamo ricordando che su Ethereum 1.0 la validazione delle transazioni avveniva tramite il sistema Proof of Work. Questo significa che gli utenti interessati a fare mining, quindi a validare le transazioni, dovevano acquistare dei macchinozzi dedicati, collegarli alla corrente e consumavano un sacco di corrente questi dispositivi, appunto per avere l'occasione di validare le transazioni e guadagnare la ricompensa che veniva a loro attribuita proprio per questa attività. Con il nuovo Ethereum 2.0 attendere questo sistema non sarà più in uso, si passerà infatti al Proof of Stake. Questo significa che gli utenti interessati non devono più fare mining, ma semplicemente devono bloccare una determinata quantità di monete all'interno di uno smart contract che gli permette appunto di validare le transazioni. Ora, l'ho spiegata un po' rapidamente, i tecnici staranno rabbrividendo, ma in buona sostanza è questo che succede. Il vantaggio di questo sistema è che non è appunto più necessario acquistare i macchinozzi dedicati che servono per fare mining, ma basta utilizzare un qualsiasi computer. Perché dovremmo farlo? Beh, semplicemente perché ci sono in ballo un sacco di soldi, ovvero ci sono delle ricompense estremamente interessanti per tutti coloro che decidano di svolgere questa attività. A quanto ammontino questi interessi purtroppo non è possibile calcolarlo a priori perché dipendono da un sacco di variabili che possono anche modificarsi nel tempo. Se utilizziamo uno dei tanti calcolatori disponibili online vediamo che è possibile inserire e personalizzare un sacco di parametri. Ad esempio, meno validatori ci sono attivi sulla rete più si guadagna, maggiore è il numero di transazioni che avvengono e più si guadagna e via dicendo. Ora, ci sono moltissimi calcolatori come quello che vi sto mostrando in questo momento in circolazione su internet che sparano un po' numeri a caso cercando di fare delle approssimazioni. Qui, ad esempio, se guardiamo qua sotto il numero che ci interessa, ad esempio, questo specifico calcolatore sta approssimando a interessi del circa 17% all'anno, che secondo me sono un po' eccessivi e quindi possiamo ragionevolmente pensare che una volta che il sistema sarà entrato a regime, si potrà guadagnare, secondo me, tra il 4% e il 10% all'anno, che è sicuramente comunque una percentuale di interesse molto molto interessante. A questo punto però dobbiamo fare una precisazione molto importante. Infatti gli interessi ottenuti in questo modo non saranno immediatamente prelevabili. Questo dipende dal fatto che la parte di codice, quindi la parte operativa che consente effettivamente di incassare gli interessi, non è ancora stata sviluppata, è tutto un work in progress. Si prevede che verrà finalizzata durante il 2022, quindi significa che fino a quel momento tutti gli interessi rimarranno all'interno dello smart contract e non potremmo incassare immediatamente. Questo è uno dei limiti e dei problemi che ci sono in questo momento. Ebbene, ma che cosa serve in pratica per fare staking sulla rete Ethereum? Innanzitutto ci serve un PC fisso o portatile che dovremo dedicare a questa attività, quindi non possiamo farlo direttamente sul nostro solito computer che utilizziamo per lavorare o studiare. Ci serve un computerino dedicato che però non è necessario che sia eccessivamente potente. Dobbiamo poi avere un minimo di padronanza con Linux da linea di comando, infatti nonostante siano disponibili anche le utility per Windows, questo sistema è principalmente studiato per funzionare su Linux. Non bisogna essere dei super amministratori di sistema con anni di esperienza, però serve un pochino di padronanza con la linea di comando. Abbiamo poi bisogno di un collegamento ad internet veloce e stabile. Veloce non serve niente di particolare, va benissimo anche una tradizionale ADSL domestica, però è importante che questo collegamento non cada di frequente, quindi è necessario che sia più o meno sempre stabile e funzionante.
Allo stesso modo abbiamo bisogno che l'alimentazione che va al nostro computer, quindi la linea elettrica, sia altrettanto stabile. Se ogni tanto cade la corrente, rimaniamo senza elettricità, questo è un grosso problema. E a tal proposito potrebbe essere molto importante dotarsi anche di un UPS, quindi un dispositivo, una grossa batteria da collegare al nostro PC di staking che fornirà corrente anche in caso l'Enel faccia degli scherzi. Questi due ultimi requisiti, connessione ad internet stabile e corrente elettrica stabile, sono molto importanti. Infatti dovete sapere che se per caso verrete eletti come validatore, quindi sarà il vostro turno di validare una transazione ed il computerino non sarà online proprio perché non è collegato a internet oppure non ha l'alimentazione, riceverete una piccola multa dalla rete, ovvero perderete qualche decimo o qualche centesimo di Ethereum. Non è niente di grave, anche perché tutto il sistema è studiato per fare in modo che se rimaniamo offline, ad esempio per 2 ore consecutive, perderemo quanto avremo guadagnato in quelle 2 ore. Questo significa che se rimarremo online per le 2 ore successive ritorneremo appunto completamente a pari. Chiaramente perché l'investimento abbia senso è quindi necessario che per la maggior parte del tempo siamo disponibili e collegati online. Proprio per permetterci di prendere un pochino padronanza con questi strumenti, vedere un po' come va, se la nostra linea è adeguata, se il computerino rimane online, proprio per smanettare un po', la piattaforma Ethereum ha infatti reso disponibile 2 reti distinte. C'è appunto una testnet nella quale si può smanettare, provare, fare tutti i nostri esperimenti con dei soldi del Monopoly, quindi soldi finti, e poi dopo appunto c'è la mainnet che è la rete vera, quella sulla quale si fa sul serio e dove appunto dobbiamo utilizzare i nostri Ethereum veri. Va da sé che chiunque si imbarchi in questa avventura dovrebbe prima configurare tutto quanto sulla testnet, tenerla un po' in esecuzione, vedere se tutto funziona correttamente e a quel punto formattare il computerino e riconfigurare tutto quanto per appunto fare sul serio e passare alla rete mainnet vera e propria. Veniamo all'altro nodo dolente dello staking. Infatti per poter accedere allo staking direttamente, cioè per poter fare direttamente staking col proprio PC, è necessario possedere 32 monete Ethereum, quindi non 31 ma 32. È previsto un minimo per poter accedere e poter validare le transazioni. Questi 32 Ethereum, e qui viene la parte che fa storcere un pochino a tutti il naso, dovranno essere bloccati in uno smart contract. Questo significa appunto che fino al 2022 questi Ethereum non potranno essere incassati, ma dovranno rimanere depositati nello smart contract che ci attiva appunto al ruolo di validatore e ci permette di fare staking. Questo chiaramente è un problema per 2 motivi. Innanzitutto chiaramente è necessario possedere questi 32 Ethereum che al cambio attuale valgono più o meno 15.000 euro. Quindi chiaramente questa operazione non è alla portata di tutti, ma solo di coloro che magari possiedono già questa quantità importante di Ethereum oppure siano disposti ad investire una cifra importante per ottenerla in questo momento. E l'altro problema è chiaramente che essendo bloccati in uno smart contract non potremmo ottenere indietro queste monete per i prossimi anni. E quindi in caso il prezzo di Ethereum schizzi a 2.000, 3.000, 5.000 euro, chi può sapere dove può arrivare, non potremo venderli proprio perché saranno bloccati nello smart contract, e questo sicuramente è un bel vincolo e un bel impegno. Ma comunque, prima di preoccuparci dei 32 Ethereum necessari, pensare di veramente fare sul serio, andare a fare staking sulla mainnet, c'è a disposizione appunto la testnet che ci permette di smanettare, provare tutto quanto con dei soldi giocattolo e fare comunque una bellissima esperienza sia formativa che informativa su tutto questo mondo, perché testeremo con mano appunto le complessità di configurare tutto il sistema e vedremo poi eventualmente anche proprio quanto si potrebbe guadagnare sul campo se facessimo sul serio. Ora, nota a margine, io purtroppo non ho neanche lontanamente i 32 Ethereum reali necessari per fare questa operazione, come vi ho raccontato nel mio video qua sopra, ne ho acquistati soltanto 4 con l'ultimo mio stipendio, però ho configurato tutto con successo in testnet e vi posso assicurare che è un'esperienza interessante e molto formativa per tutti gli appassionati di queste cose. In realtà per chi possieda meno di 32 Ethereum c'è una scappatoia e si chiamano le staking pool. Significa che ci sono alcuni servizi che stanno aggregando le poche monete di tante persone sotto un unico validatore, quindi raggiungono i 32 Ethereum aggregando appunto tanti piccoli risparmi, fanno staking e quindi ridistribuiscono le monete ottenute appunto dallo staking a chi ci ha investito sopra. Questo però è tutto un altro argomento, vi rimando all'articolo che ho pubblicato
aggiornato su turbolab.it con tutte le informazioni su questi staking pool. Bene, questo era in breve tutto quello che c'è da sapere sul mondo dello staking di Ethereum. A questo punto non vi resta che seguire quest'altro video che ho pubblicato per la guida passo passo che ci permetterà appunto di configurare il nostro validatore ed essere operativi. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto, per me è estremamente importante, quindi grazie. Grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato sul mondo della tecnologia, tutte le novità in campo Windows, Linux, Bitcoin, Ethereum e tutti gli smanettamenti come questo, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando, la campanella. Al prossimo video, ciao!